trovato al preparatore fisico della Viola Reggio Calabria, Giuseppe Lopetuso. Buonasera professore. Buonasera. Allora, deve sapere che l'intervistato di oggi è qui perché quando le cose vanno male si va a caccia sempre di un capro espiatorio. Tanto male non sta andando la situazione adesso, possiamo dire che il morale è a mille un po' per tutti. Allora, il morale è a mille, il lavoro anche, perché i risultati, almeno gli ultimi risultati, sono frutto del lavoro che viene fatto da agosto. Merito a questi ragazzi, in primis, perché ci danno dentro dal 17 di agosto, quando noi abbiamo fatto il raduno, mattina e pomeriggio, e nessuno si tira indietro e tutti chiedono di fare anche dei lavori supplementari, quindi non li dobbiamo costringere o fare delle richieste particolari, sono loro che ci chiedono di fare determinati lavori e lo fanno sempre a mille. Poi c'è anche un miglioramento abbastanza evidente dal punto di vista fisico per tanti di questi ragazzi. Ne parlavamo prima con il capitano Fabi, specialmente gli atleti più giovani. È una sorta di evoluzione anche tecnica legata all'aspetto atletico. Esatto, perché non dobbiamo più distinguere l'aspetto tecnico dall'aspetto fisico, perché è concomitante. E si parla di lavoro integrato proprio per questo. Infatti con Marco Calvani, con Luis e con Pasquale Motta lavoriamo in sincronia. Cioè, la parte, io lavoro a parte con dei lavori miei e poi intervengono loro. No, interagiamo insieme e lavoriamo insieme. Basti pensare che il condizionamento lo fanno col lavoro tecnico. Un aspetto fisico che è condizionamento vero e proprio lo fanno col lavoro tecnico. Come sta andando con Marco Calvani? Più che bene. E senza togliere niente agli altri allenatori con cui ho lavorato, le metodologie, i modi di pensare anche dello sport sono le stesse mie, infatti ci troviamo benissimo da subito, tra l'altro, da subito. Allora, non è il primo anno che il professore lavora qui a Reggio Calabria, non sarà sicuramente la sua squadra del cuore, la Fidelis Andria, però possiamo dire che vuol dire tanto la Viola Reggio Calabria per lui. E possiamo fare un appello verso i tifosi, anche perché domenica c'è un appuntamento troppo importante, arriva la capolista Casale Monferrato, c'è ancora un Chris Roberts che purtroppo non è al top, serve realmente un'impresa e serve la Reggio Calabria pronta a tifare e a sostenere questi ragazzi. Allora, per me la Viola Reggio Calabria è importantissima, perché come detto è un ritorno per me ed è un vero piacere che Gaetano Condello, Calvani mi hanno voluto qui a Reggio, per la storia, per la città, per i tifosi, per tutto. E per quanto riguarda invece il tifo e quindi l'importanza del tifo, l'abbiamo dimostrato domenica a Roma, dove noi abbiamo vinto anche grazie ai tifosi, erano 50 credo, una 50. Forse pure di più, dai. Si è visto anche a fine partita, con l'abbraccio con i tifosi, non c'era una squadra e il tifo, era un'unica squadra. Quindi domenica non c'è neanche bisogno di dirlo, di richiedere, ma sarà così anche domenica. La vittoria passa da entrambi, dalla squadra, dallo staff e soprattutto dai tifosi.